secondo punto all'ordine del giorno è ciò che si fa obbligatoriamente una volta all'anno entro settembre, praticamente in base al bilancio di previsione 2011 è la verifica dello stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio. Allora, per quanto riguarda il bilancio 2011, come premessa in generale sappiamo benissimo che a causa della burocrazia è molto difficile, a meno che non siano veramente delle proposte di bilancio di immediato impegno, che si riesca a, entro l'anno a completare o comunque a mettere in atto la maggior parte di ciò che nel bilancio di previsione è stato previsto. Oltretutto quest'anno sono successe anche diverse cose che purtroppo per quanto riguarda il bilancio di previsione hanno determinato un blocco o un rimaneggiamento di indirizzi, di fondi, eccetera, per poter cofinanziare delle opere molto importanti di cui avevamo richiesto il finanziamento, che effettivamente non sapevamo quando, se e quando sarebbero state finanziate. Queste richieste di finanziamento sono state finanziate, ci hanno messo dei tempi ristretti per fare progetti esecutivi, inviali, mi sembra che davano un mese e mezzo, entro 40 giorni dovevamo, anche per il progetto della scuola, dovevamo temperare. Quindi in quest'anno praticamente la maggior parte di quelli che erano fondi indirizzati sono stati estrapolati per garantire quella quota di cofinanziamento che richiedevano i finanziamenti concessi, e che sennò l'alternativa sarebbe stata quella di non poter ottemperare a tutto ciò richiesto dalla Regione e quindi rimandare indietro il finanziamento. Fermo restando comunque questo fatto, c'è anche il fatto che l'ufficio tecnico, ripeto, con questi bandi e con tutte queste scadenze di questo periodo è stato anche oltretutto rallentato sicuramente nella attivazione di tutti gli indirizzi che erano portati e messi in deliberazione in proposta di bilancio 2011. C'è da notare però che la maggior parte di questi, che erano stati gli indirizzi di bilancio 2011 e poi, come stavo dicendo, recuperate le risorse per cofinanziare queste opere, sono stati per la maggior parte, almeno provvisoriamente ora, immessi come indirizzo politico di programmazione nell'avanzo di amministrazione che abbiamo deliberato il Consiglio in cui avevamo approvato il conto consuntivo. Di conseguenza, nel più breve tempo possibile, nonostante una volta che saranno rimessi i fondi che erano stati estrapolati, l'amministrazione come impegno e come indirizzo per i responsabili di servizio e gli uffici preposti saranno incaricati nel più breve tempo possibile di portare avanti tutto ciò che nel bilancio di previsione era stato messo in essere. Nello specifico, le due opere sostanziali che sono state cofinanziate erano, come stavo accennando, quello della scuola, in cui a fronte di un finanziamento totale di 436.000 euro si richiedevano sui 90.000 euro di cofinanziamento. È un progetto che adesso stiamo attendendo l'occhio da parte della Regione per affrontare i lavori, già finanziato dalla Regione, in cui è prevista la sistemazione dell'impiantistica della palestra, della zona antistante della palestra, l'installazione di pannelli fotovoltaici e termici e la realizzazione di due laboratori, uno di linguistica e uno di scienze. L'altro invece era un finanziamento di 200.000 euro per il quale il Comune di Monaco doveva cofinanziare 33.000 euro, ed era anche per questo stiamo aspettando l'ok dalla parte della Regione per appaltare i lavori, ed è la strada comunale nell'Agro situata in località Fontana Maione. E quindi tutti i vari finanziamenti che erano stati messi in bilancio, adesso ve ne faccio alcuni esempi, il piano di protezione civile, per esempio l'avviamento del ciliegetto, la pesa pubblica, adesso vediamo se ce ne sono, la lotta al randagismo, eccetera, sono stati l'impianto di videosorveglianza degli edifici comunali,
stati estrapolati, ripeto, per cofinanziare questo, soprattutto questi due grossi finanziamenti. Oltre al progetto di sistemazione del viale del cimitero, che era stato previsto, prevista la realizzazione tramite l'ufficio tecnico, che era in fase preliminare e che è stata stralciata anche da quella una parte, e che sarà quindi oggetto di un primo lotto funzionale, un progetto realizzato dall'ufficio tecnico comunale. Poi, per quanto riguarda invece gli altri fondi, la sistemazione e manutenzione della straordinaria viabilità interna, questa è stata eseguita come lavori, la costruzione dei loculi cimiteriali, i lavori sono in fase di affidamento, il completamento di messa a norma degli impianti sportivi è stata fatta la gara d'appalto, il bando per la gara d'appalto, come stavo dicendo, i fondi della scuola stiamo aspettando l'ok della regione, così pure come la strada vicinale Fontana Maiore. Per il resto mi sembra di aver detto tutto. Sì. Ok. Interventi? Sì, no. Intanto dall'esposizione del sindaco emerge subito, insomma, un po' alzato, come dire, bandiera bianca, nel senso che c'era poco nella programmazione appunto fatta all'inizio, e quel poco alla fine non è stato neppure rispettato, perlomeno alcune cose per niente, altre per quanto riguarda la tempistica. Perché infatti qui parliamo di stato di attuazione dei programmi, quindi dovrebbe essere la verifica se ciò che è stato programmato a suo tempo con il bilancio di previsione è stato rispettato, è stato attuato o in più misura è stato attuato o non attuato. E quindi alla fine di tutto questo c'è poco o nulla. Ma le cose da evidenziare comunque non sono solamente queste, ma sono anche altre, anche perché questo ci permette così di riandare a ciò che avevamo dichiarato, appunto all'esposizione fatta in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Ad esempio, in questa serie di riequilibrio, il sindaco non ci ha detto, come appunto risulta dagli atti, che la gestione corrente, la gestione di competenza, si verificherà in disavanzo. E questo è un dato, mi ricordo che l'avevamo detto, che non eravamo ancora, mi ricordo la frase esatta, all'arme rosso, però dobbiamo stare attenti perché con le finanze, le casse del comune erano a rischio. E quindi ci vuole un'attenzione particolare. È tanto a rischio che per poterlo riequilibrare, insomma, il barile si è già raschiato, non può farlo all'interno delle dinamiche del bilancio stesso, ma per poterlo, come dire, riequilibrare deve attingere a che cosa? Alla base dell'amministrazione, a quella base dell'amministrazione che, ripetiamo, se devo usare un termine elegante, dico che è virtuale, ma forse è più un po' fasullo, insomma, l'avanzo. Quindi ricorriamo a questo avanzo per poter riequilibrare il bilancio, diversamente non era possibile. Però anche lì si sta sempre più assottigliando e alla fine manco questa operazione contabile sarà possibile farlo. Intanto, per dare così l'entità di come siamo a filo, di come siamo a rischio, cioè, che cosa è bastato? Alla fine che i migliori trasferimenti dal fondo ordinario per 13.000 euro, minori trasferimenti della regione del fondo di 300.000 euro più questa cosa della ricchezza urbana, cioè praticamente un 16.000 euro di minori entrate mette in pericolo le casse del comune di Monaco. Quindi per dire quanto è labile il conflitto, quindi bisogna stare attenti a fare una gestione perché anche perché questi minori sono riferiti a quelli già attuati l'anno precedente, però mancano sia i tagli di questa
di questa manovra del 15 settembre, che saranno ben ancora più consistenti. Potrebbero anche arrivare a 50.000 euro, sia i nuovi tagli che ci saranno con la nuova finanziaria o manovra di stabilità, come viene chiamata adesso, quella che sarà appunto a fine anno. Quindi dobbiamo un po' fermarci per vedere, e invece l'amministrazione cosa ha fatto? Ha subito utilizzato quasi in un clima da salto la diligenza un mese fa l'avanzo di amministrazione, dove ha fatto delle programmazioni, un po' così distribuito parte dell'avanzo. È un indirizzo, ma ancora la variazione non è stata fatta. No, quelle c'è sempre il tempo. Erano state già programmate. La variazione è una conseguenza della programmazione. Però è la cosa più importante. Comunque, allora, già programmati, quindi impianti per la sorveglianza, lotta all'andagine, e poi solo un mese dopo, facendo un po' i conti con l'osca, come si dice, fermi tutti, questi soldi non li mettiamo più perché non ce li abbiamo. E quindi marcia indietro. Ma noi avevamo detto di stare attenti, addirittura, cioè, avevamo anche detto che di stare attenti anche con le nuove assunzioni, eccetera, perché il comune non ha i soldi. Questo vorrei che il segretario lo verbalizzasse anche, perché io dai dati ufficiali prendo che il tetto di spese del 2004 per le assunzioni è 537.130.15. Nella relazione del revisore, io prendo le dati ufficiali, risulta che nel 2010 è stato speso per il personale 525.839, quindi vuol dire che la differenza è di 11.000 euro non bastano a coprire manco un part time. Quindi questo, ognuno può si prendere la sua responsabilità, perché c'è questo punto dove il comune rischia di andare in dissesto, se il comune va in dissesto poi sono dolori per tutti.